va tutto bene. Se parlo italiano riuscito. Sì, parlo italiano piano. Posso parlare in inglese per tutti? In English, bene italiano, anche per me. Io parlo tutte le lingue, tranne il cinese, ma proprio l'inglese e il cinese. Quindi, vediamo di fare. Mai visto un mago lavorare qui da Cina? Però la cosa che fa l'italiano, mago. Usiamo un classico. Oh, queste sono tutte diverse, non sono tutte uguali. Chi è dei signori? Qualcuno che gioca a carte? Lei gioca a carte? Le guardi, è una mescolata. Quindi le controlla. Oh, abbiamo a che fare un professionista. Bravo, bravo. Perfetto. Grazie. Non piaciuto, ah, anche, siamo anche ripresi. Se mi aiuta la signora, vorrei che mi prendesse una carta, quella che vuole, io non voglio affrontare la scelta. Se non ti piace scappa. Va bene quella? Scriva il suo nome sulla faccia, non sulla faccia, sulla faccia della carta. E così avremo una carta unica, bene, è stata velocissima. Adesso abbiamo una carta unica, che non può esserci un'altra. Quindi va bene se la metto a metà, va bene qui? Tanto poi mescolo, però almeno l'ho messa dove voleva lei. Un minimo di onestà. Cerco di farlo piano, almeno si sente. Allora, da qualche parte in questo momento c'è la sua carta. Con la scusa che sia vuoto, che non ci sia nulla, che non ci sia mancato, vuoto o vuoto? È vuoto. Sa perché è vuoto? È perché le carte le ho io. La sua carta sparisce da qui e arriva nella mia tasca. Ho visto qualcosa? Non ho fatto ancora niente, devo almeno mettere la mano in tasca. In tasca dovrei avere. Dentro! Cosa c'è? Niente! C'è la fame di stasera. No, devo prendere la sua carta dal mazzo, lanciarla verso l'alto. Questa è una cosa che farebbe impazzire una persona normale, figuratevi l'effetto che fa a me. È la sua? Molto. Non è che c'è chi è più pazzo di me perché l'ha anche presa. Mi controlla che ti metti il sacco, che sia vuoto, che siano carte, cose di insomma, tenga lei, rendiamo il gioco, come dire, un pochino più vivace. Sei mesi di allenamento e questa cosa, i primi due non mi dicono. Mi dà una mano, così finiamo prima. No, una mano. No, l'altra.
venga qui. Una presa qui, string, forte, virile, è il massimo. Vabbè, pazienza. Venga anche lui con la mano, stringa la mano del Signore, così no. Oh, no. Quando qui diventa blu, allenti, pensate che non va. Poi dopo può ricominciare, fermi che devo. Tolgo la manica che se sbaglio è vuoto il sacchetto? Sì. Le mie mani? Per la prima volta in questo marzo, che carta avevo scelto? Bravo. Bravo. Ma non credo, no? Mancava una. Questa gliela lascio per ricordo. A farla vedere agli amici della Fusto Mago Provincia. Tutte le sere con la mazzurità. Quando mi arrivi? Vi lascio mangiare, infatti adesso stiamo iniziando con un'altra prima, adesso ci vediamo. Dopo devo fare una cosa anche per tutti, quindi ci vedremo dopo. Buona serata. Grazie. Grazie. Iniziamo ad
riesco a immaginare di fare una cosa dove qualcuno di voi farà una scelta senza sapere cosa porterà. Per esempio, il nostro punto si chiama esatto. Francesco, pure per dire, hai un sacchetto arancione e un sacchetto verde. A lei la scelta. Arancione, sicuro? Ecco, ma io lo sapevo. Ecco perché l'ho chiesto a Francesco. Però è il mio dovere dire, Francesco, vuoi cambiare idea? Convinto. È una sua scelta e non sa cosa può comportare. Ma io rispetto la sua scelta e... un limone. Perché questa scelta poteva essere importante? Non per il limone, ma piuttosto per quello che non è successo? Stasera posso continuare lo spettacolo. Grazie Francesco. Te l'ho detto, la vita è stata difficile. E io sono uno fortunato. In fondo lui ha scelto il suo colore preferito, io non lo sapevo, e io posso continuare. Sono talmente fortunato che me ne sono reso conto giocando a carte. Siamo in periodo, no? È Natale, ci sono situazioni. Chi di voi per alzata di mano gioca a carte a Natale? Un pochino, non dico che siamo dei professionisti, è un giocatore, figurati. Ok? Sono tre non posso credere che in questa sala sono tre persone che giocano a carte a Natale, non ci credo. Chi è che si vergogna di dire che a Natale gioca a carte? Grazie. Non è possibile. Poker, Francesco pokerista, lui è Flavio pokerista. Pokerista, cioè, quel minimo di... Perché dico che sono fortunato? Perché io so di riuscire a vincere senza fare niente. Flavio, e il signore che si chiama? Marco. Ma Flavio e Marco, volete avvicinarvi un pochettino qui? A me, così? Immaginiamo una partita di poker. No, ma tra l'altro le prendo grandi così mi costa meno che le cavare un piano. Esatto. Allora, queste le do a Marco, queste le do a Flavio. Allora, io non voglio toccare le carte. Mescolate, stai bene. Mescolate. Non si può farci male. Sì, no, per carità. Però io sono fortunato, insomma. Lui non le metto, lui le mette in ordine, no? Le carte sono state mescolate, anche se divide, poi le ho prese poco perché giochiamo in pochi. Giochiamoci qualcosa, hai il telefonino? Ma guarda un po', guarda, prendilo un attimo. C'è qualcosa in bagno, no? Si gioca a poker, non abbiamo le fiche, ma qualcosa bisogna intentarla. E Flavio si sta giocando il telefonino, bene. E lo mettiamo qui. Ma lui non lo sapeva. Flavio, visto che giochi tu. No, non è che devi sceglierti le carte, noi le abbiamo mescolate. Le mettiamo sopra o sotto? Le mettiamo sopra, allora mettiamo le carte in qua sopra.